Salute e vita, ancora dobbiamo marciare per far emergere i nostri diritti. Sì, purtroppo c'è stata in questi anni, in questi decenni, una mala politica che è stata, nella migliore delle ipotesi, assente, nella peggiore anche complice. Complice di imprenditori disonesti che hanno inquinato e che non hanno neanche il coraggio di pagare per quello che hanno fatto. Purtroppo lo stiamo vivendo anche in questi giorni, che sul processo della questione che ci riguarda della fonderia Pisano si mandano certificati, ci sono rinvii e questo impedisce di fare un minimo di giustizia per le tante vittime, tante persone che sono morte, che si ammalano, che soffrono, diciamo, e non ce la fanno più. Noi sabato faremo una marcia innanzitutto pacifica, che ci sarà tanta musica, sarà una festa con tanti bambini, ci auguriamo, con tante famiglie. Il simbolo di Aria Nuova, il corteo che abbiamo denominato così, il simbolo è la girandola, quindi i colori dell'arcobaleno e la voglia di spazzare via con il vento di Aria Nuova la mala politica, l'ingiustizia e tutto quel immobilismo che le istituzioni in questi decenni hanno dimostrato, a partire dalla questione Valle dell'Isno, ma per arrivare alla questione di Terra dei Fuochi, la questione dell'Ilva. Insomma, sarà una marcia con tante associazioni, ci sono 80 aderenti, tra cui Greenpeace, Italia Nostra, la CGIL, l'USB. Insomma, tante sigle, l'UWF, non le possiamo elencare tutte, che rappresentano la parte sana di questo paese, l'ambiente, la tutela. Noi vogliamo con Aria Nuova costringere la politica a mettere al centro dell'emergenza, al centro della sua agenda politica, l'emergenza ambientale. Stop biocidio è il primo messaggio che lanciamo. Noi facciamo parte come Aria Nuova, come corteo del processo e del corteo che ci sarà poi a novembre, una riedizione di Fiume in Piena, la seconda, e noi facciamo parte di una tappa fondamentale che porterà a novembre di nuovo a Napoli, in tutto il paese. Ispira Aria Nuova, sabato ci sarà una marcia che oltre a riaffermare i propri diritti sarà artistica. Sì, molte realtà della musica popolare salernitana non stanno aderendo a questa importante iniziativa lanciata dal Comitato Salute e Vita. L'iniziativa è nata con l'idea di tutelare la salute, la vita e l'ambiente nel quale viviamo. Quanti artisti parteciperanno? In particolare cosa si farà? In particolare la marcia sarà animata dalla musica popolare, quindi questa musica che è del popolo, che vuole andare incontro alle persone e stare a stretto contatto con le persone. È una musica che anche rispecchia principi ecologici, nel senso che nasce proprio nelle campagne, quindi all'interno, proprio in ambienti naturali e nei ritmi della natura, nel rispetto dei ritmi della natura. Per cui noi marceremo insieme con quello che è il nostro linguaggio, il nostro pane quotidiano, che è proprio la musica popolare. Chiaramente lanciamo anche un appello a tutti gli artisti che vogliono aderire nelle varie forme espressive dell'arte, quindi non soltanto della musica popolare. Aspettiamo, siamo contenti di essere in tanti, quanto più persone possibili, chiaramente. Zona, zona, campagnola, fare così e di correre con la famiglia. Zona, 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 campagnola, fare così e di correre con la famiglia.
interverrete alla marcia sabato? Così come tutti quanti i gruppi daremo il nostro apporto comunque musicale, e anche da un punto di vista di uno spettacolo un po' più completo, fatto di balli, suoni e canti. E la murga in realtà amplifica quella che è la voce del popolo, che ormai è stanco di essere sfruttato, di vedere sfruttato la propria terra, di vedersi comunque allontanato comunque da amici e parenti, dai propri amori, e quindi noi lottiamo, siamo molto vicini comunque a un popolo che ormai è sottomesso, diciamo, dal potere. La murga nasce proprio per questo. In realtà la murga è argentina, in realtà inizia come una murga uruguacia, poi portegna, cioè viene esportata soprattutto a Buenos Aires, dove gli schiavi venivano liberati una volta all'anno nel giorno del carnevale. Da qui quindi gli schiavi anelavano quindi questa libertà, che è stata trasportata anche qui in Italia 10 anni fa a Roma, e poi da Roma a Battipaglia, tramite un sacco di... è nata 4 anni fa.